giornate. L'equipaggio chiede: andremo in porto o no? L'equipaggio. In porto sicuramente, vediamo di arrivarci col vessillo. Il torneo potrebbe stilare il verdetto definitivo alla terz'ultima giornata. Il brasiliano, da 30 metri, ricalca il gol affibbiato tempo addietro all'interista Bordon. La sua esecuzione merita il replay. È il 37esimo e il campionato sembra ancora una volta archiviato. Il volo verso la curva sud è un classico. Per un'ora la Roma è campione d'Italia, trascinata da un gol fantastico di Falcao, che fa il paio con la momentanea sconfitta della Juventus in casa con l'Inter. Roberto, il pubblico è impazzito, il tuo potrebbe essere il gol scudetto. È troppo presto per parlare del gol scudetto. Stiamo vincendo, l'importante è che vinciamo noi. Ancora Falcao sugli scudi, al termine di una pregevole triangolazione, ma Tacconi questa volta è al suo posto. Al 20esimo di Bartolomei nel pezzo forte del suo repertorio, il tiro da fuori. A un quarto d'ora dalla fine, per la squadra di Lidl, matematica equivaleva a scudetto. Pareggio! Rete del pareggio di Bettega. Il 3-3 è stato siglato dopo 31 primi e 57 secondi di gioco. Non è ancora la domenica giusta. Nella ripresa il gol di Bettega ha un solo significato: rinviare di 7 giorni la festa del popolo giallorosso. Ma adesso comincio a credere anch'io, anche se la Juventus ha pareggiato. L'8 maggio 1983 la capitale si trasferisce a Genova. Basta un pareggio perché la festa del secondo tricolore della storia romanista possa iniziare. Riprende Di Bartolomei. Palla a spiovere, colpo di testa di Pruzzo che scavalca il portiere Martina. La Roma è in vantaggio ed è il 20esimo minuto del primo tempo. Il risultato matura nel primo tempo, con due gol che non cambiano la sostanza delle cose. I marcatori sono Pruzzo per gli ospiti e Fiorini per i padroni di casa. Per me era il campo dove sono nato come giocatore e dove sono tornato da vincitore. È stata una sensazione bellissima, soprattutto fare gol. La Roma è campione d'Italia, Falcao è il suo re, l'ottavo della città. Questo scudetto ci consente e consente a tutti i tifosi romanisti di uscire da un incubo, di allontanare un incubo e di uscire dalla prigionia del sogno. Credo di aver disputato uno dei migliori campionati della mia vita e in più è arrivato lo scudetto che aspettavamo da noi da 5 anni, tifosi da 40. Vincere uno scudetto a Roma è una cosa che vale molto. Di questo scudetto della Roma è una cosa grandissima per me e per tutti. Questo è il campionato della Roma e il campionato di Falcao. Quest'altro anno sarà ancora in Italia? Ma io mi hanno chiesto già questa domanda, l'hanno fatto tutti. E sto quasi a rovinare la mia festa. Però io direi che non è il momento di affrontare questo discorso. In campo, l'ultima giornata presenta un copione perfetto, con il 3-1 sul Torino e il gol di Paolo Roberto proprio sotto la curva sud, il settimo in campionato. Alla fine c'era gente che si abbracciava e piangeva di felicità. A proposito, l'organizzazione ha funzionato a meraviglia, l'invasione del campo non c'è stata. Tutti i 100.000 dell'Olimpico sono rimasti al loro posto per permettere il giro d'onore alla squadra, accompagnata dal grido campioni, campioni. In un'atmosfera surreale, i giocatori giallorossi alla fine della partita hanno ringraziato il pubblico percorrendo alcuni giri di campo con la bandiera tricolore. Bravi! Il primo ricordo che ho di quello scudetto è Roma imbandierata. Le bandiere che ho visto in quei giorni della vittoria è un ricordo ormai stampato nella mia testa, nella mia memoria, è la prima cosa che mi balza agli occhi. E poi queste tavolate a testa, cioè in certi quartieri di Roma è stata veramente una festa straordinaria.
Un'attesa troppo lunga, uno scudetto aspettato per 41 anni non possono che produrre una conseguenza, la festa è infinita. Fuori dall'Olimpico, il concerto di Antonello Venditti al Circo Massimo è un'occasione di incontro popolare come non si vedeva dai tempi della Liberazione. Roma non smette di celebrare i suoi eroi e il divino Falcao su tutti, per il quale è riservato un supplemento d'affetto per il timore che voglia abbandonare la squadra e tornare in Brasile.